Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd. Non credo di avervelo mai detto, ma io amo il cinema. Certo, i film e tutto il resto, ma amo proprio il cinema come luogo. I signori che strappano i biglietti, i bar dove l'unico modo per permettersi una bottiglietta d'acqua è acquistandola in leasing. I pesantissimi tendoni di ingresso alle sale in velluto. Le poltrone comodose, i portarobe in plastica con buco tra una seduta e l'altra. I pavimenti in moquette, gli occhialetti 3D che messi sopra gli occhiali normali sono una favola, insomma. Wow! Per non parlare della continua offerta di titoli sempre nuovi, insomma, io al cinema ci vivrei proprio! Ecco perché avrei dovuto insospettirmi l'altra sera, quando invece di non vedere l'ora di andare al cinema avrei tanto preferito restarmene a casa per giocare a Where's the Wookiee. Eppure bisogna ascoltarli i segnali che ci dà il nostro corpo! Hai fame? Mangia! Ti scappa la pipì? Falla! Non hai voglia di andare al cinema? Non andarci! E invece sono andata a vedere il nuovo Hellboy. Ecco, vedete, questa storia ha una triplice morale. Se volete bere al cinema, portatevi l'acqua da casa. Se volete divertirvi, giocate a Where's the Wookiee. E se volete andare a vedere Hellboy, non fatelo. O se proprio dovete, almeno fatelo a stomaco vuoto. Fidatevi, mi ringrazierete. Come mi ringrazierete? Dopo aver messo mi piace alla mia pagina Facebook, il follow sul mio profilo Instagram e l'iscrizione al canale YouTube di Cosmopolinerd. E non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche su in alto, perché è una cosa importantissima. Oui! Quindi diamo il via alla recensione con tantissimi spoiler di Hellboy con questa bellerrima sigla. Se fosse un mondo giusto nel quale poter fare una recensione lunga quanto basta senza essere penalizzata da algoritmi e altre incomprensibili diavolerie del genere, il mio video su Hellboy durerebbe tipo 10 secondi e farebbe più o meno così. Ragazzi, non andate a vedere Hellboy, è un film brutto. Perché è quello che è, un film brutto. Tranquilli, adesso andrò a sviscerare tutte le ragioni per cui è così brutto. E non ho usato la parola sviscerare a caso. Perché è brutto? No, scherzavo, perché è bruttissimo. In questo film è tutto visivamente gna. Trucchi, parrucchi e robe simili gna. Riprese gna. Luci e colori gna. Anche gli effetti speciali sono gna. Non c'è neppure una scena in cui dici: ok, però questa è una figata. Ce n'è una in cui Hellboy vede il proprio futuro, lui con le mega corna che brandisce una spada di fuoco e ingroppa un mega drago infernale. Ingroppa un drago? No, no, scusate! E ingroppa a un mega drago infernale, fa a pezzi gli esseri umani. Ok, ammettiamolo, la sola presenza di un drago fa acquistare tipo 100 punti a tutta la baracca. Peccato però che l'abbiamo già visto nel trailer. E quando ti mettono l'unica scena figa già nel primo trailer, vuol dire che neppure gli addetti ai lavori sanno che pesci prendere. In questo Hellboy non c'è nulla di visivamente originale, nulla di diverso rispetto a quello che ti aspetteresti da un film del genere. Infatti sembra tanto di partecipare al festival del già visto. Ma probabilmente di questa cosa se ne sono accorti anche il regista e compagnia Belle, e allora hanno fatto una pensata geniale. Perché non aggiungerci più sangue? E più pus? E più occhi spappolati e o penzolanti fuori dal cranio? Ma certo, perché non prendiamo del materiale brutto e lo trasformiamo in vomitevole? Lo dicevo io che c'era del genio qui. Per chiarire, io non ho alcun problema con le scene truculente. Ho visto e amato l'Hannibal Lecter di Bryan Fuller, serie TV stupenda che consiglio a tutti coloro che hanno una spiccata passione per il bello, uno stomaco forte e non diventano ansiosi di fronte a crudeli jam session di violenza psicologica. Quindi un po' di organi interni che zap, un colpo di spada e magicamente diventano organi esterni, non mi fanno né caldo né freddo. Ok, avete deciso di rendere ogni combattimento, chiamiamolo così, splatter? Va bene, è una scelta. Avete deciso che quando i mostri brutti e cattivi arrivano a Londra, seminino non solo il panico, ma anche gli intestini in giro per la city qua e là come se nulla fosse? Ok, sono mostri brutti e cattivi, no? Dalle ceneri emergerà un nuovo Eden. Ecco, ma perché quando Alice, la ragazza con poteri psichici, evoca i morti, non lo fa in maniera normale? Intanto è il festival del già visto, no? Perché?
perché li deve evocare rigurgitando un serpente enorme e lunghissimo di tessuti semiumani alla testa del quale c'è la capoccia e un pezzo di busto del defunto in questione? Se state già storcendo la bocca adesso, sappiate che le mie parole non riescono a rendere neanche il 10% di quanto faccia schifo nel film. Cioè, dai, allora c'è proprio dell'autocompiacimento nel mettere in scena delle robe simili. Uno splatter talmente gratuito e fine a se stesso che dopo un po' ti passa persino la nausea e subentra la noia. Vabbè, sarà pure visivamente gna, ma un film è fatto anche dalla trama, dai dialoghi, giusto? Purtroppo sì. Perché è troppo tratto dai fumetti. Ma è possibile che essere troppo fedeli ai fumetti si trasformi in un'operazione suicida? Allora, devo ammettere di non aver mai letto Hellboy e non farò finta di essere l'esperta di sta cippa. Ma mi sono documentata e voglio fare un ragionamento con voi, facendo una sorta di mega brainstorming neurale a distanza, che detto così fa tanto senso. Non trovate? Bene, immaginatevi questo scenario. Due produttori arrivano da noi e ci dicono: oh, bella lì, perché sono due produttori giovani, c'è da fare un reboot di Hellboy. Leggiti i fumetti e tira fuori qualcosa che faccia fare tanti cash e che spacchi il deretano ai due film di Del Toro, yo! Ok, e noi ci mettiamo a leggere albi su albi per trovare l'ispirazione. E la troviamo nella miniserie del Hellboy intitolata The Wild Hunt, dove c'è l'antichissima strega Nimue. Ottimo villain per il film. Dove si capisce che in realtà Hellboy può causare la fine del mondo. Ottimo plot twist. E soprattutto si scopre che il nostro rosso mezzo demone è tipo l'ultimo discendente di Re Artù. Non solo in grado di brandire la spada Excalibur, ma anche tipo l'unico e vero erede al trono d'Inghilterra. Leggiamo anche di Hellboy in Messico che se le dà con un luciador vampiroso con tanto di ali. E poi leggiamo quello, e poi leggiamo questo, e poi leggiamo quest'altro ancora. Beh, sapete che c'è, amici? Perché in questo film non ci mettiamo un po' di tutto? Prendiamo delle pagine da questa storia, delle pagine da quella, poi le uniamo con splatter, parolacce, battute che non fanno ridere senza adattare minimamente il progetto al cinema, perché oh, mica siamo gli Avengers. Vedete come lo battiamo quel Guillermo del Toro? Mi sembra un brainstorming che fila questo, ma è molto probabile che sia accaduto per davvero, parola per parola. A parte il fatto che non è sempre necessario fare il reboot di qualunque roba, però se ci si vuole imbarcare in un'impresa simile bisogna 1. Distaccarsi nettamente dai capitoli precedenti del franchise. 2. Scegliere una storia adatta ad accompagnare la narrazione delle origini del personaggio. E 3. Non dare mai nulla per scontato. Beh, stando a questi tre punti, Hellboy ha fatto un casino totale. Certo, 1. Si distacca dai capitoli precedenti del franchise trasformando Hellboy in un brutto cazzone avariato con profondità e crescita personale zero, mettendogli accanto dei comprimari assolutamente dimenticabili e condendo il tutto con sangue e croste digitali in abbondanza. Gnammi. 2. La storia è talmente confusa e assurda che ti viene da reagire male anche alla comparsa dei nazisti e Rasputin qua trasformatisi in tedesco, che fanno parte della storia fondativa di Hellboy. E 3. C'è tanto di quel non detto e dato per scontato che per tutta la durata del film mi è sembrato come se mi mancasse un pezzo. E vogliamo parlare dei personaggi che vengono introdotti come se fossero vecchie conoscenze quando in realtà è la prima volta che appaiono sullo schermo? Ecco Baba Yaga, brutta megera magica che mangia bambini. Ah, certo, lei! Ed ecco Alice, ragazza con poteri che da neonata è stata rapita dalle fate. Ah, certo, lei! Ma lei chi? Non è che se sono vecchie conoscenze di Hellboy e dei lettori del fumetto, allora lo sono altrettanto per tutto il resto del pubblico. L'effetto del "Ah, certo, lei!" lo tieni in un sequel soltanto se quel personaggio è già apparso o se ne è parlato in precedenza. Altrimenti non puoi permetterti di far sentire lo spettatore colpevolmente ignorante solo perché non ha letto i fumetti. I richiami ai fumetti vanno bene se declinati in easter eggs o nascosti tra i vari livelli di lettura del film. Non buttati lì così, come se fosse ovvio coglierli tutti e a te che non li cogli, pernacchi e coppini e gente che ti urla scemo per strada. Non è mica giusto, Perché Guillermo del Toro. Ok, non c'è bisogno di paragonarla ai due capitoli di Del Toro per far capire quanto questo film sia brutto, ci riesce benissimo anche da solo. Oh,
ce l'hai con me. Ma non si può parlare di Hellboy senza citare il nostro Guillermone preferito. Forse non c'è nessuno più bravo di Del Toro nel caratterizzare i mostri, perché dà loro una profondità tale che permette anche a noi, semplici esseri umani, di capirli davvero. Infatti, nelle sue mani Hellboy era uno splendido eroe romantico, certo volutamente immaturo, ma estremamente tridimensionale. Era vero, era credibile, era una persona, non solo un personaggio. Faceva riflettere e sorridere. Invece il nuovo Hellboy fa solo venire i pugni nelle mani. Piatto come un foglio di Scottex, babbo fin nel midollo, tangibile come i bitcoin e simpatico come una gastroscopia. Tanto che l'unica battuta divertente l'hanno giustamente messa nel primo trailer. Pensate che ad un certo punto del film ha addirittura una crisi di coscienza. Combattere a fianco degli esseri umani che mi hanno cresciuto ma che mi trattano come un mostro, o a fianco dei mostri che sono uguali a me ma mi trattano come umano. Io sono dei vostri! Ragionamento potenzialmente interessante, certo, potenzialmente, perché dura tipo 30 secondi. E poi di nuovo spazio a crani spappolati e cervelli volanti, gli unici che sono stati davvero spremuti nella realizzazione di questo film. Ma da un team creativo che non è riuscito a rendere credibile neppure il protagonista, Hellboy, colui che dà il titolo al film, vi aspettavate forse che riuscisse a fare miracoli con quell'assurdità della storia di Re Artù, Merlino, Excalibur, Hellboy, Re d'Inghilterra, eccetera, eccetera, eccetera? Domanda retorica, ovviamente, ma in fondo perché sbattersi per rendere tutto believable quando ti basta alzare le mani e sfoderare la scusa perfetta che ti sei preparato a casa davanti allo specchio? Ehi, nei fumetti è così, non è mica colpa mia. Ok. Lascerò stare quel messaggio leggermente antifemminista che aleggia per tutta la durata del film. Cioè, dai, giusto due parole. Strega Nimue, potentissima, fortissima, pericolosissima. Anche se l'unica cosa terribile che fa è far venire qualche brufola in faccia ai londinesi, roba che anche una barretta di cioccolato al latte ha gli stessi poteri magici. Ma no, cosa avete capito? Sarà davvero potentissima quando incontrerà il suo re, il suo magico consorte, un uomo, insomma. Fino ad allora, una pulizia del viso, una maschera di argilla e bye bye Nimo, e la mia pelle impura non mi fa più paura. Se questo video vi è piaciuto, come è piaciuto a questo topo, allora dovete fare sempre le solite cose, ovvero mettere mi piace, lasciare un commento, iscrivervi al canale di Cosmopolinar e attivare la campanella delle notifiche su in alto, perché è una cosa importantissima. Squid.